Buongiorno a tutti, buona pausa caffè e buona giornata dei calzini spaiati. Sì, perché oggi se non fai gli auguri per queste giornate così particolari non sei nessuno. Ed io voglio essere quella che ricorda a tutti che oggi è la giornata dei calzini spaiati. Sì, un po' come le persone che vanno alla ricerca della casa. La casa sbagliata, il venditore che non riesce a trovare l'acquirente perché trova quello sbagliato, magari quello che gli piace tantissimo la casa ma non ha i soldi e quindi verrà a vedere la tua casa e dopo non lo troverai più, nemmeno a chi l'ha visto. Oppure magari quello che si è innamorato della casa perché avete fatto delle foto bellissime, arriva lì e si trova una bicocca. È la parola più gentile che mi viene in mente. Sapete, noi come agenti immobiliari ovviamente dobbiamo trovare i calzini corretti, dobbiamo trovare il venditore, l'acquirente, che abbiano in comune la stessa cosa, la casa. Di conseguenza siamo sempre lì che prequalifichiamo. Prequalifichiamo il venditore perché sotto l'aspetto urbanistico, ma anche finanziario, dobbiamo sapere se effettivamente la vendita viene fatta perché ha una necessità che potrebbe essere acquistare un altro immobile, oppure perché deve trasferirsi, oppure perché purtroppo in questo periodo può succedere, ha necessità di vendere per liquidità. Oppure dobbiamo fare la prequalifica per capire che le persone che ti portiamo a casa sono persone che poi possono firmare un contratto, perché diciamocela, andare in giro durante la settimana con persone che non sai nemmeno se possono comprarsi, che ne so, un paio di calzini spaiati, scusami se tanto, io sinceramente non ho nessunissima intenzione di aprire le porte a persone che non sono prequalificate. Se ti interessa capire il mio metodo, ormai puoi guardarlo tranquillamente e visionare o chiamarmi, ma il mio sito è www.irenemerlo.it. Io uso un metodo che appaia i calzini. E se hai piacere di seguirmi nel canale, mio canale, iscriviti, a breve ci sarà il link con la scritta IM e io ogni giorno farò una piccola pillola un po' divertente, magari anche un po' specifica proprio nell'ambito immobiliare, in modo tale che magari posso dare qualche consiglio per acquistare o vendere casa. A proposito, se vendi casa con me.